Torna a mani vuote l'Arezzo Calcio femminile dalla trasferta in casa del Trento nella gara valida per la 10ª giornata del campionato di Serie B femminile. Il match finisce 1-0 per le padrone di casa che passano in vantaggio dopo appena 6 minuti dal fischio d'inizio con il tiro cross dalla sinistra di Alessandra Tonelli che beffa Sacchi. Le Amaranto reagiscono e prima dell'intervallo sfiorano il pareggio in due buone occasioni, ma la palla gol più ghiotta per le ragazze di Testini arriva nella ripresa. Cross dalla destra di Tuteri, sul secondo palo sbuca Ceccarelli che di prima intenzione colpisce il palo. L'Arezzo Calcio femminile dunque incappa in una sconfitta pesante che complica la classifica. Le Amaranto restano infatti al quintultimo posto, ma con un solo punto di vantaggio sul terzultimo e due sul penultimo. Credo sia il momento di riflettere, di guardarci, di capire come possiamo migliorare, però trasporti la prestazione rimane anche difficile dire a ragazze che non ce l'hanno messa tutta, che non si sono impegnate, che non hanno lottato, che non hanno cercato di giocare in una partita difficile. Abbiamo cercato di creare situazioni, di giocare, di fare delle cose importanti. Abbiamo subito un gol su un cross che voleva mettere la palla in mezzo, andava sotto l'incrocio. Sì, c'è stato questo traversone che insomma ho avuto una lettura un po' sbagliata io, quindi quella è colpa mia, però diciamo che a livello di squadra ho visto specialmente nel secondo tempo voglia di recuperarla. Abbiamo macinato gioco, abbiamo chiuso il 30 nel contracampo, però alla fine non siamo riusciti a segnare, batti, ribatti, palo, palle che passavano dentro l'area, non siamo riusciti a buttarla dentro, però è inutile andare a cercare che cosa in questo momento non funziona, ma credo che sia il momento di guardare le cose dove possiamo crescere, migliorare, ritrovare un po' di tranquillità, di serenità. Comunque sia, tra una settimana abbiamo un'altra partita difficilissima, quindi diventerà una partita forse non voglio determinata sicuramente per questo girone d'andata che si sta per concludere, insomma, quindi dovremmo recuperare delle energie sia fisiche che nervose che mentali, perché abbiamo avuto 3 partite una settimana e vediamo di lavorarci.